La nostra azienda agricola nasce nel 2004 eh, a seguito di una serie di vicende personali eh, dove sostanzialmente siamo sia io che mio padre siamo rimasti senza lavoro a causa di una grossa crisi industriale che c'è stata in quel periodo. In quel, quella lì è stata l'occasione che ci ha fatto scegliere definitivamente di creare un'azienda agricola in sostanza e portare avanti tutto il discorso della vinificazione e della coltivazione dei vigneti in questa zona dove sostanzialmente avevamo dei piccolissimi appezzamenti eh, per la produzione del vino eh, per la famiglia e eh, dove però andava fatta una scelta se procedere con questo tipo di attività modificandola perché nel frattempo tutti i piccoli coltivatori che c'erano limitrofi ai nostri terreni stavano lasciando perdere questi appezzamenti e quindi il bosco avrebbe prevaricato sui vigneti si è fatta la scelta di procedere in quella direzione dove praticamente abbiamo ampliato i nostri terreni e ho eh, fatto degli impianti moderni in una zona abbastanza difficile da lavorare con della meccanizzazione agricola. Cosa dire? Io oltre ad essermi innamorata di lui, mi sono innamorata di questi posti e ho abbandonato il mio mondo che era il mondo del volo, eh, precisamente negli elicotteri. E sono venuta e ho seguito lui in questa avventura perché il posto merita, lo amo e anche la decisione di creare una cantina immersa nei vigneti è una cosa che abbiamo deciso insieme perché non tutte <ride> decidono di fare questa strada perché comunque è più facile stare nelle comodità. Quando siamo partiti con i nuovi impianti... La scelta dei tipi di uvaggi è stata abbastanza difficile, si è optato di partire con una varietà che è autoctona, parliamo dello chatus, e l'altra varietà invece che è stato deciso di portare avanti è una varietà dove storicamente in questa zona non c'erano grossi cenni storici, che è il nebbiolo. Eh, questa è stata una scommessa che abbiamo voluto fare, eh, solitamente il nebbiolo non veniva coltivato qua perché si diceva non maturava, in realtà non è vero, il nebbiolo sappiamo che matura con dei tempi diversi che non sono quelli degli altri uvaggi. È stata una scommessa eh, che oggi possiamo dire eh, di aver vinto. Una seconda scommessa che è stata fatta sul nebbiolo è stata quella di fare uno sfumante con un metodo classico, partendo da uve rosse vinificate in bianco e quindi poi sfumatizzate. Eh, caratteristica dei nostri vigneti: eh, abbiamo due peculiarità, sono una legata al terreno, è un fondo sabbio limoso. Ehm, di origine molto antica, questo caratterizza particolarmente i nostri vini. L'altra caratteristica è quella che, essendo anche su terreni collinari o eh, premontani, perché comunque parliamo, siamo una quota di oltre 500 metri, eh, abbiamo un'esposizione molto particolare a sud che permette di giorno di avere delle alte temperature, quindi portare avanti la maturazione delle uve in modo corretto e omogeneo, ma eh, possiamo avere un'escursione termica eh, decisamente elevata, questo soprattutto nel periodo autunnale, quando le uve vanno in maturazione eh, e quindi riesce a caratterizzarle. Uno dei nostri sogni è quello di accogliere le persone, farle venire eh, per godere di questo territorio, di disintossicarsi dai cellulari, dal mondo moderno e venire qui con noi a fare festa, quindi ci piacerebbe organizzare matrimoni, feste, qualsiasi cosa che le persone hanno voglia di venire a fare. Avremo anche un posto che possiamo dare alle persone se vogliono venire a dormire qua da noi, stare qua con noi, seguire i nostri lavori, vedere che cosa facciamo, ci piacerebbe farlo. ubriaco con questo eh.